ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph, che oggi che Magimod. E oggi siamo qui con un nuovo episodio del Nascondino, molto molto particolare, in compagnia di Lion e Anna. Ebbene sì, allora, Lion ci ha proposto un'idea per il Nascondino davvero davvero carina. Sì, ho praticamente, voglia. A differenza del nostro Nascondino normale, quelli che cercano sono dei mostri di Five Nights at Freddy che ti possono sbranare. Sì, proprio, esatto, sbranare, no, letteralmente, nel senso della parola. Letteralmente sbranare, sì. Sì, 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 sì. Quindi ci toccherà nasconderci con molta più motivazione rispetto al solito, perché altrimenti questi mostriciattoli ci acchiapperanno e ci ammazzeranno. Quindi è un po' particolare come nascondino, ma ci è divertito davvero un sacco e secondo noi vi piacerà. Buona visione! Siete pronti? Ma puoi dirlo che siamo pronti? Allora, per ora non mi piacete, perché le scatole sono mie, è la prima regola. Quindi uscite dalle scatole, uscite dal buio che non vedete nemmeno. È corretto nascondervi pure. Guarda. No, tranquilla Anna, vedrai che gliela insegniamo noi a questi. Ci vogliono bullizzare solo perché siamo bassi. Esatto. È vero. Da solo faccio tre volte voi di altezza. Ma guardalo, che bullo che è, che bullo. Andiamo. Allora, visto che siamo gentili e che loro sono più bassi di noi, gli diamo 5 secondi, va bene? Mamma mia. Vabbè, andiamo. Dai, mettiamoci qua e non guardiamo. Diamogli un po' di tempo. Non guardiamo, comportiamoci bene. Fede, riapri il loro video un attimo, così ci guardiamo tutti i nascondigli che hanno già usato. Guarda che disonesti. Però veramente ci distendiamo tutti. Potrebbero sfruttare tecniche oscure. Facciamo la non mappa. Non so salire le scale. Ma dai, non dire. Grande. Bene, annota scale. Quindi allora inizio numero sono uno. In un posto dove ci sono le scale. Esatto, sì. Mi sa sì. Che ci siamo già. Non mi piace più sto posto. No. No, secondo me stanno già venendo qua. Il tempo scorre. Noi siamo ancora fermi. Ancora 5 Anna, secondi Anna, e partiamo. Guarda dove vado io però. Perché se no non ne usciamo vivi. Siamo andiamo. Pronti? Ok, andiamo. Allora, hanno okay. parlato di scale, ma è pieno di scale. Allora, Fere, no, andiamo insieme, dai. No, no, insieme, no, dai, dividiamo. C'è grande la mappa. Guardalo che cattivo, vuole avere le massime possibilità. Esatto, cioè, non vuole mai giocare tranquillo. No. Lui perché si fa prendere la competizione. Esatto. Sono più alto, Mamma mia, insegnamogliela. Vediamo. Ti sei incastrato. Sì, un pochettino all'altezza mi ha fatto incastrare nella torre. Mi fa incastrare nella torre. Però non volevo dirlo. Perché poi mi prendono in giro. Sei troppo alto. Annota torre. Se non è la torre. Secondo me loro però sono vicini alla torre. Può essere. Ah, ok, allora. Aspetta, Fere. Io ho visto qua. Guarda. Fere. Vieni qua. Fere, volevo far finta di non averli visti. Sei inutile. Non capisci nulla. Ma dai, siete delle scatole lì. No, sono sbagliato. Si vedevano da lontanissimo. Allora, andatelo io. Andatelo io. Vieni qua. Hai preso Anna? Sì. Ottimo. Io no. Ma non hai seguito l'altro? No, non ho seguito Dai, Lion. Hai perso Lion. E stavo seguendo Anna Lion pure è io. Stato perso. Ti ho detto, andacelo io e tu segui Anna. E volevo vedere dov'era. Allora, io l'ultima volta che ho visto Lion stava correndo sopra questi tetti, quindi non so se è Anche cambiato io l'ho visto zona. Rimanere nei Scappa tetti. Sui tetti, corre sui vecchietti. Allora, Fede, controlla tutto il castello. Ok, controllo intorno, perché tanto se è uscito è comunque vicino. Che supervisiono dall'alto. Certo. Occhio a non venirmi a vedere, che poi gli dai il segnale acustico. Ma dimmi te che l'hai fatto scappare. Ecco. E vabbè, perfettamente. Dai. Celato. Guarda, dove sono io sembra di essere in un solarium. Addirittura? Ma sì, è bellissimo qua. Mi fido. Aspetta qua. Ho preso. Guarda che era nascosto benissimo. Era nascosto bene. Era qui sotto. Io praticamente ho guardato 20 volte. Solo dopo un po' l'ho notato. Era nascosto benissimo. Ma io pensavo fosse uscita malapena dal palazzo. Invece era dall'altra parte della mappa. Sì, hai visto? Quanto corri? Veloce, Fere, dobbiamo nasconderci. Hai qualche idea? No. Figuriamoci. Grazie, Fere. Io sono. Allora, voi dovete sapere che io al nascondino, quando ero piccolo, sbirciavo sempre. Ok, trattenendo, però, non sbircio. Trattieniti ancora un pochettino. Allora, mi fido di Anna che ti controlla. Mi fido. Mamma mia, Anna, ti corrompo. Allora. Una caramella. Fede, sei vicina? Capiscimi? Dai, ma davvero? Funziona, secondo te? Ma io sbuco, non è una faccetta. Senti, Anna, ci stanno dando degli indizi in codice. Male che vada, scappiamo correndo. Volpi. Ok.
Dai, potete andare, potete andare. Okay. Ok, allora, si sono infilati in qualcosa. Esatto. È terribile, cioè ci trovate in due secondi. Perché? Si sono allora, tu non hai proposto nulla. Aspetta, quindi... mi sono incastrata così, così non mi sbuca la testa. Ok. Ma, dai, ma questo è un po'... È un po' vietato. No, ma ci vedi lo stesso, tranquillo, dai. Cioè, Anna, dividiamoci. Ok. Con questo nascondiglio ci vedi uguale. L'hai trovati? È proprio bello questo palazzo. Cosa? No! Dove sono? Bene. Scappa! Corri! Scappa! Al palazzo! Dai, aspetta, faccio il giro dall'altra parte. Sono caduto! Come è caduto? Sono scappato. Sono lenta. Mi sono salvato. Dove stanno? Dove stanno? Non li vedo. Però ti sei nascosta? Sì. Bravissima. Ma okay, dai, allora, Anna non fa guarda comunque me. Il nascondino. Perché ci trova sempre? Non lo perché so. È un buon fiuto, è un buon fiuto. Allora. Guarda me. Sì. Io ho caldo. Conosci un posto dove tipo ci sono delle ventole che fanno fresco? Ma sono stupido, io non sto capendo. Aiuto. Vado da sola, tu cerca le amiche. Dove ti ho visto? Ah, sta nel mulino. Devo scappare, vabbè. Dall'altra parte. Lo prendo dall'altra corri. Parte. Eccolo, no. Corri, corri, corri. Figlialo, figlialo, figlialo. Aiutate. Guarda come scappa. Quanto veloce. Corri. Veloce. Okay. Si è tolto di torno. Ok. No, sono brava, Anna, prendilo. È scelto. Non vedo nulla. Dove sono? Attenta a non buggarti nelle scale, mi raccomando. Mi sono incastrato, siamo credo. Buggati nelle scale. Oh no, risalgo vi io. Vi siete aspetta. Incastrati scusate. Entrambi? Sì, ok, ci sono. Io sono incastrato. Anche tu? Dai, però. Allora uccidilo, non so uccidilo. Perché. Non posso. Ah, eccomi, ciao. Aspetta, io scendo. Ecco, non lo vedo, però. No, sono... ammazzato ti hai ucciso. No. Sono finito in una miniera. Ma non dovevamo essere noi gli esperti. Io mi sono bloccato tantissimo nell'ascensore. Chiamate i pompieri. Allora, senti, sai che ti dico? Steph è introvabile. È sperso nelle miniere. Esatto. Troviamo non si trova neanche no, da solo. No, perché se la prendono con me. Sono d'accordo su trovare Federici. No, dai tu. Perfetto. D'accordissimo. Esci da lì e fatti trovare tu. No, perché dai. Dovrei? Okay. Allora, lei secondo me ha aiuto. Pensato che il posto dove io ero nascosto prima era talmente bello che ci si è messa lei. Sicuramente. Vero? Dici? Sì, secondo sì, me sono lì. Sì, 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 sicuro. L'hai trovata, l'hai trovata. Voglio un indizio. Sei in alto, in alto? No, 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 non sono in alto. Però è in pericolo. Davvero? A me è sembrato di aver visto i passetti di qualcuno. Non tutto, ma i piedi. I piedi. Okay. Ma non è che sei lì nel buio? Dipende dai! Da dove stai cercando. Allora, io mi allora non sei qua perché... Indovina un po' chi ha trovato. Chi? No! Wow! Wow! Anna, come hai fatto? Tu zitto, zitto, neanche l'hai vista. Wow! Stavo venendo a spiare. Ma dai! Okay. Ero nella fase cacciatrice. Wow! Pensavo che fossero entrambi nella zona del castello, non so perché, uffa. Infatti io ero là, perché stavo cercando... Quindi Ferenike è nella zona del castello. Dai, perché devi dire... È in un bunker. Allora, mi siete passati qua, davanti parecchio. Perlomeno tu, là, io mi sei passato davanti molte volte. L'avevo intuito molte questo volte. Fatto. E adesso vedo anche Anna. Vedo anche Anna che era di fronte a me fino a due secondi. Oh, è invisibile. Vengo a vedere anche io. È invisibile. Ok, giuro che... se lei aspetta. È invisibile... Aspetta, aspetta. Ce l'ho trovata. Mamma mia, era completamente nascosta. Ho sfruttato quell'angolino prima. Mi sembrava un soprammobile. Cioè, è impossibile da vedere. Forza, forza. I mostri hanno poca pazienza. Te ne puoi qui. Andare, Anna. Per favore, trova un nascondiglio vero. Vai via. Via. Oh. Si che mi fa scoprire, nuovo, capito? Sì, sì, si stanno separando di nuovo. Però noi andiamo assieme stavolta, dai. No. Bravi, bravi, oh, siate mi piace muoverci uniti. Insieme. No, acqua, acqua. Però ci vedono. Ci vedono. Ci vedono. Ma veramente no, era una finta. Ah, ok. Vabbè. O forse no. Dai. Non può dirlo, dai. Cosa non è lo so. Ma che è successo? Io ogni tanto provo a usare il teletrasporto, ma me ne pento subito. No, non usarlo. Allora non sono la sola. No, ah, ecco. È abbastanza difficile. Però guarda Ferenike come cerca, Perfetto. Adesso ti vedono davvero, Fere. Cerca di capire l'inquadratura. Una finta. Ma dai, non male. Io no, sono accattata nell'ombra. Mi vedono e continuo okay. a cercare in questa okay. zona. Va bene, Fere, va bene, va bene, va bene. Qualcuno ha sentito un certo rumore? No. Anna, stai che attenta. Mi sa che ce l'hai vicino. Mi sa che qualcuno sente il mio ruggito. Oh oh. Oddio. Ma io mi sento quasi escluso dal gioco. Non so se è qui all'ombra o da un'altra parte. Quello no, è difficile. No, io non sono all'ombra. Io sono al no, sole. No, parlo luce. Di Anna. Allora, perché Anna è qua vicino. Sole. Ho visto qualcuno lanciarsi. Chi è Anna?
Inseguila. Ho visto qualcuno lanciarsi da un posto altissimo. Non so più dove è finita. Ma l'ho vista cadere. Sembrava una palla dell'albero di Natale. Esatto, sembrava un pallone. Sono scivolata. Ma che cosa sei, scusa? Dove è finita? Sono piccola piccola. Approfittane allora, nasconditi. Sono un topolino nell'ombra. Niente? Niente, non so dove possano essere. Mamma, ho visto solo Anna cadere, ma non la rivedo più. Io vedo Cica che continua a cercare spaesata, come se fosse un piccione che razzola sul marciapiede. Ma che oggetto era? Dimmi più o meno l'oggetto, il colore. Cioè, era un personaggio piccolissimo, qualcuno. Piccolissimo. Ha visto qualcuno? Attenta, Anna, mi sa che c'è Ferenicche. Mm. Eccolo, eccolo, qui dietro, qui dietro, è qui dietro. L'ho preso, ma dai! Io ero lì dall'inizio. I suoni della sofferenza. Era a fianco a noi? Sì, non hai idea quanto era mimetizzato qui dietro. Scusate un attimo, ho visto qualcuno. Anna, devi salvarti ancora. Ma è davvero piccola però. Anna è minuscola. Dannazione. Dov'è? Allora. Corro. Sta scappando, Fere, no, sta scappando. Anna, ci sei solo sotto, tu. Aspetta un attimo. No, Fere. Sto tornando. Non cedere, Anna. Ti puoi salvare. Sono qui. Dove? Dove? Al palazzo. Neanche quando esce fuori la al vediamo. Palazzo. Guarda, la qua. Vedo. Ok. Era qui. Okay. E dove eri? Ero qua. Adesso. Nell'angolino di Fere. Nell'angolo opposto di Fanny. Ma dai, è talmente piccola che non la vedi mai. Perché la testa non sposta. Però è troppo bellina questa skin. Forza Fere, ci serve un bel nascondiglio. Hai qualche idea? No. Perfetto. Come sempre, tu ce l'hai. Forse, seguimi. È troppo grande. Non mi perdere. No, lo so, anche io entro un po' in difficoltà, esatto, Fere. Esatto, ci sono troppi nascondigli e non sei piccole scegliere. Allora, ok. Okay. Vedrete che questa volta non vi daremo neanche il tempo di nascondervi. No. Con no. Anna guarda è probabile. Fere. E tu questa volta non sbirciare. Guarda. Ma non ho sbirciato. Mi hai capito? Sì. Ok. Ok. Qui entri. Poi sali le altre scale. Vabbè, dicimi di più. Ok, te. Sì. Sì, sì, perfetto, perfetto, perfetto. Dove sei? Siete pronti? Eccoti. Sì, siamo sì, prontissimi. Okay. Allora, io ho già capito Lilo. Dove sono. Ha già capito diciamo. Dove siamo. Sono sulla casa sull'albero là sopra. Siete lì, non mi bullare, siete lì. No. Siete lì. Ok. Siete lì. Ma hai sbirciato? No, non ho sbirciato, ma da come ha capito dicevano... dalle varie scale, dannazione. Sì. Uffa. Allora inizio. Ma come ti sei messo? Spera. Allora. Aspetta, sono caduto dall'albero, aia. Aia, che male. Quindi non si è... Aspetta, ma vi siete spostati? No. Ho visto uno sugli alberi. Ecco, no, Anna, no, eri no. tu. Ma non ero io. Non eri tu? No. Allora era uno di loro. Io sono ancora nella casa. No, perché sto sempre cadendo. Fere? Ma vediamo. Nella casa non può essere, perché... Mm-hmm. Sono venuto a vedere io. Hai visto dove sono io? No. Ma tu sei ancora peggio. Dove diavolo si sono nascosti? Allora, siamo nella casa, sì, siamo rimasti nella casa, però abbiamo cambiato i nostri nascondigli sì, originali. Sì, 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 sì. Ma senti, ma non è possibile. Se che volete vi prepariamo qualcosa da mangiare, cosa vorreste? Guarda, fanno i simpatici, fanno. Scottini. Chi è che sta salendo le scale? Faccio irruzione. Aspetta un po'. No! Ma dai, davvero erano là. Ma erano là. E l'altro dove diavolo può essere? Io non l'ho neanche visto che si stava avvicinando. Da dove ma infatti passato? Non credevo che fosse. Aspetta non l'hai un visto. Attimo. Aspetta un attimo. Mm-hmm. Ma lo sai che forse cos'è Rico, questo forse... viola qua nell'angolo? No. Credo che qualcuno mi abbia notato, non lo so. Sai che non lo so neanche io perché no, vedo una roba. No, secondo me ma... non ti hanno notato. Ok, ok, no. Okay. No, non è lui. Meno male, meno male, meno male. Non allora, lui non è viola, è un Pikachu. Quindi dovete cercare okay. del giallo più che altro, dai. Vediamo forse quindi viola era la mia skin buggata. Dai, ma dai! Allora, all'inizio dov'era? Sembrava una mela sull'albero. Dov'era? Qui, sull'albero. Su questo albero qua. No! Accucciato. Ma voi perché siete restati vicino a noi? Se noi eravamo qua dovevate darvi alla fuga. Perché cioè, magari voluto... non vi fidavate, andavate da altre parti. Era, era psicologia immersa. Esatto, non ha funzionato bene però. Non ci siamo riscaldati abbastanza prima di questo nascondino, guarda. Oggi no. non siamo in forma. Quasi? Io ho quasi fatto. Ci siamo separati perché... perché Steph fa sempre cose strane e non riesco a seguirlo. Ma sai che non funziona molto bene. Ok, dai, va bene. Vai, dai. Potete andare. Sì, 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 vai, sì. Allora, vai, secondo vai. Me hanno scelto un nascondiglio stupido. Quindi che dici? Secondo me allora, sì. Allora, il mio è serio, quello di Steph. Boh, vabbè. Non lo commento neanche. L'hai visto bene, vero? Sì. Ok sì, purtroppo
Aspetta, sei ancora Pikachu? Non si mimetizza bene questa mappa. Non è Pikachu, ma è sempre un qualcosa di molto piccolo. Diamo un indizio. C'è il pistacchio. Hola, signor! C'è il pistacchio. Attenzione, il pistacchio si nasconde molto. Bisogna aguzzare l'occhio ed essere pronti a vedere. È vero, sì, proprio guardare ogni minimo dettaglio. Dai, come fatto? Dai! Era solo affacciata a guardarli e mi vede da lontanissimo. Sì, ma sì, stava sulla torre. Io mi sono affacciata perché stavo spiando te, Danna, e tu c'hai mi salti addosso. Allora, come hai fatto? Allora, ciao, mustaccio! Ciao! Eccolo! Ma la... Guarda che zozzo, si nascondeva benissimo. Non fa, era sul legno. Forma, non fa, legno, ma no. Col guscio del pistaccio. Come ha fatto a vedermi? Dall'alto, perché dall'alto l'ombra del pistacchio. Ecco perché. Vabbè, giusto, giusto. Dovevo giusto. Tenere l'inquadratura tutta verso il basso per incastrarmi, era sì, difficilissimo. Si vedeva, capito, la spaccatura del pistacchio. Direi che ci possiamo fermare così perché questo video ci ha fatto davvero, davvero un sacco piacere. È stato divertentissimo scappare dei mostri, sì. E soprattutto registrare con Lion e Anne. È stata una cosa davvero, davvero carina. Quindi sondaggino e commenti come sempre per farci sapere se vorreste vedere altri video. Stavamo speriamo già pensando sì. A una cosa simpatica, esatto, nel caso insieme esatto. A loro. Quindi speriamo che il video vi abbia fatto piacere. La mappa è davvero grande, è stato sì, esatto, interessante. Esatto, l'ha scelta proprio Lion perché lui l'aveva già fatto sì. In un suo video ed è fantastica. Siamo stati felicissimi di giocarlo qui. Esatto, anche se fare con i nascondigli è sempre inutile, non mi propone mai nulla. Però speriamo comunque che il video vi sia piaciuto. Tanti likes, tanti commenti, sondaggino e ci fermiamo così. Bene, che se riesci così, lasciateci un like. E per la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!